Il castello di Selvapiana, provvisto di una torre che signoreggiava il tutto, era situato nella sponda destra del fiume Savio, all'esterno del confine nord della massa Trabaria. La massa Trabaria fu un territorio situato nell'Appennino centrale di cui si hanno testimonianze storiche dal XIII al XV secolo. La massa Trabaria era un territorio che aveva una forma triangolare, infatti univi tre punti che erano le tre cime di a nord Sasso Simone vicino a San Marino, a sud Bocca Trabaria vicino a San Sepolcro e a ovest Poggio dei Trevescovi vicino alle balze di Verghereto. Era una zona importante perché era ricca di foreste e quindi legname, che portavano a valle per la lavorazione del legno e per naturalmente scaldare le case. Il castello di Selvapiana, guardando il luogo in cui sorgeva, possiamo valutare che fosse diviso in due settori. Il primo comprendeva il fortilizio, provvisto di una torre e un cassero documentati, adagiato su una cresta rocciosa, contornato da mura, prima cerchia, e in qualche tratto da fossati. Visto dall'alto, aveva la forma di un segmento circolare. Il secondo, considerando la conformazione del terreno, possiamo supporre che fosse posto a est della suddetta cresta e che consistesse in un ripiano a cielo aperto, corte di circa 1500 metri quadrati di area, all'interno della seconda cerchia di fortificazioni. Non abbiamo documenti per stabilire se quest'ultima fosse una muraglia o una palizzata di legno. Dal castello, a vista, si controllavano la parte occidentale della Val di Bagno e l'ingresso in essa dalla Bassa Romagna. Infatti, il castello di Selvapiana era una testa di ponte per le manovre di Uguccione della Fagiola in Romagna. Giovanni Boccaccio nel suo Trattatello in laude di Dante.